quando prendi due è più semplice da recuperare rispetto a un 4, secondo me. No, secondo me è meglio il 3. Eccoti, finalmente sei arrivata. Questa. Dai, vieni, ti porto dentro, ti mostro la scuola. Non te ne pentirai. Ciao, tu sei la nuova ragazza, vero? Che ti piacerebbe fare? Fammi indovinare. Attrice. Anzi, giornalista. O forse storica d'arte. Sai, facciamo storia dell'arte dal primo anno qui. Ma ci sono anche le versioni di latino che ti perseguono ogni giorno. Ma non chiamarle lingue morte. Se oggi dovessero chiederci perché continuare a studiare le tradizioni del mondo greco e del mondo latino, noi oggi dovremmo rispondere con grande convinzione che questa sia l'occasione e il modo per riappropriarsi delle proprie tradizioni, per conferire a se stessi quella identità che il mondo greco e il mondo romano ci hanno lasciato. E noi siamo quel popolo che è nato da quel progetto di uomo, l'uomo che per primo si è posto gli interrogativi che sono validi in tutti i tempi: la propria identità, il proprio posto nel mondo, il proprio progetto di vita. E ci hanno insegnato che cosa sia impegno, che cosa sia arete, che cosa sia manene, che cosa sia virtù, che cosa sia ricordo. Ebbene, questo è il nostro mondo, questo siamo noi. Siate orgogliosi di studiare il mondo greco e il mondo latino. Poi diritto ed economia. Finalmente riesco a parlare di governo e norme. Ricordo ancora la faccia che fecero i miei genitori quando ho espresso la mia opinione su una legge. Poi abbiamo anche l'inglese, lo spagnolo e il francese, il doppio diploma. Tu sei più cica o figlia? Ma la materia migliore di tutte resta comunicazione. Mi ha aiutato un sacco nel mio benessere e mi aiuterà tantissimo nella mia carriera. Sai, da grande vorrei fare il giornalista. Però adesso vieni, ti porto in classe. Allora, che dici? Sei una di noi?